siamo in un momento strano, siamo in un momento che parliamo di legalità, che andiamo a eleggere delle persone che non si capisce, siamo in un momento che il Parlamento, c'è più inquisiti in Parlamento che chiare Bibbia. Come cazzo, che paese è questo qua? Sembra, quando entri in Parlamento sembra una comunità di recupero, cioè ci sono 24... Ci sono 24 parlamentari condannati in via definitiva, cioè in Cassazione. Come cazzo? Che paese è questo qua? Oggi le leggi vengono fatte dai fuorilegge. Condannati dentro il Parlamento che legiferano. Come cazzo? Che paese è questo qua? Fuori dal Parlamento a calci del culo. Abbiamo informazioni, senza informazioni siamo preda di questo governo abusivo. Come cazzo? Che paese è questo qua? È stato un governo senza preferenze, 7 persone hanno eletto questa gente che abbiamo lì. Siamo pieni di nani, mignotte, ballerine, ruffiani, c'è di tutto! Condannati dentro il Parlamento che legiferano! Come cazzo? Che paese è questo qua? E allora abbiamo un mezzo straordinario. Abbiamo un mezzo straordinario, allora che cosa dobbiamo fare? Se le cose le conosciamo ci fregano di meno, allora almeno dovremmo pretendere che quando andiamo a votare ad aprile sulla scheda elettorale ci sia per legge la fedina penale di quello che è lì per essere votato, così ognuno si sceglie il pregiudicato che gli piace di più. Condannati dentro il Parlamento che legiferano! Come cazzo? Che paese è questo qua? Dal basso si può cominciare a cambiare, si può cominciare, possiamo prendere esempio con la rete dal basso, creare reti tra noi, rete vuol dire rete di informazioni, creare rete sull'energia, create rete sulla conoscenza, le sinapsi di tutti si collegano, si può cominciare a cambiare, si fanno delle liste civiche, il blog controllerà che non ci siano... cariche pendenti e fedine penali, si può cominciare a cambiare, gente iscritta a partiti, non li vogliamo, vogliamo gente giovane di 30-40 anni che smanetta sul computer, si può cominciare a cambiare, che vada dentro i consigli di amministrazione e quando verranno eletti nei consigli di comunali saranno eletti, non li potranno più sbattere fuori, allora voglio vedere, e quando ne entra uno di questi ragazzi, crea il disastro, perché crea il flusso di informazioni, la trasparenza, quella che manca oggi su qualsiasi cosa.